Sarà una delle gare più difficili quella che attende oggi il Crotone. Di fronte, infatti, ci sarà il Cesena di Massimo Drago alla prima all'uscita da avversario in quello che sarà il big match della 16ª giornata di Serie B. Una sfida affascinante, dalle emozioni forti, visto che torna il tecnico crotonese Doc, capace di portare, per la prima volta nella sua storia, il Crotone ai playoff di Serie B. Fu un grande traguardo, seppur non portò al successo finale, che forse sarebbe stato troppo. Fatto sta che Drago è il passato, il presente si chiama Ivan Juric, quell'Ivan Juric che non si accontenta mai, che negli spogliatoi di San Siro ha fatto prevalere il rammarico per non aver passato il turno, rispetto alla soddisfazione per l'ottima prestazione dei suoi. Ecco, forse il punto è proprio questo, non accontentarsi mai, chiedere sempre di più ai propri ragazzi fin quando non si raggiunge il massimo. Siamo dunque sicuri che l'allenatore croato ha preparato al meglio anche questa gara. Per quanto riguarda la formazione, dovrebbero tornare dal primo minuto i vari Capezzi, affiancato da Barberis, Clayton, Stojan e Ricci. Qualche dubbio sulle condizioni di Yao e Zampano, i quali non hanno smaltito gli acciacchi. Nello stesso tempo, anche il Cesena dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti, non saranno infatti dalla partita gli ex Ciano e Mazzotta, così come Djuric e Capelli. Che Cesena si aspetta, mister Djuric? No, è Massimo, sappiamo come Massimo, è una squadra che gioca bene calcio, che non rinuncia mai, che anche ha giocatori di alta qualità. Mi aspetto una partita, potrebbe diventare una bella partita, come in teoria, no? Spero che i miei ragazzi pressano forte, vanno forte, vediamo dove li dobbiamo chiudere, cercando di ottenere 3 punti. Senza assolutamente far nomi, abbiamo problemi di formazione, problemi di organico? Sì, un po' sì, tanti hanno fatto a parte ieri, c'è Paladino che è sicuramente fuori per il problemino che ha avuto, un po' di problemi ce l'abbiamo. Magari da certe parti di campo siamo a posto, altri siamo un po' contati, però spero che recuperano più giocatori possibile, che comunque la squadra che va a affrontare Cesena darà il massimo. Per quello che ho sentito in conferenza stampa, tu i 31 punti che attualmente ha il Crotone in classifica, a che cosa li riconduci? No, grande lavoro dei ragazzi, veramente. Penso che siamo stati 2 o 3 volte un po' sfortunati, che abbiamo preso gol alla fine, altre volte siamo stati un po' fortunati come contro Novara, che punti sono quelli, no? Più o meno giusti. Io mi auguro che loro continuino così, no? Che crescono ancora, perché si squadra ha fatto fino adesso bene per la crescita individuale che hanno avuto i miei ragazzi, no? Chiudo, ai complimenti della stampa nazionale che hanno rivolto al Crotone e a mister Juric aggiungiamo i nostri complimenti. No, complimenti fanno sempre bene, con dispiacere che non abbiamo passato il turno, perché poi si andava a Marassi, un altro storico stadio, poi diventava ancora più bella. La priorità è cercare di ripetere la stessa gara fatta col Pescara, con la stessa voglia, la stessa intensità. E penso che se ce la mettiamo questa determinazione riusciremo con un risultato positivo dalle zio Scida. Se invece non la dimostriamo, come abbiamo fatto a Torino, andiamo a rischio a figuracce, però sono contento che è venuta la brutta figura di Torino, perché abbiamo alzato la temperatura, abbiamo resettato quello che abbiamo fatto di male, quindi è rientrata la voglia e la determinazione per poter far bene a Crotone. L'emozione penso che sia mia fino al fischio iniziale, ma penso che lo sia anche da parte di tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco per tanti anni, e non mi riferisco solo alla dirigenza, ma soprattutto ai massaggiatori, ai magazzinieri, ai terapisti, ai dottori, tutti coloro che hanno condiviso con me tante gioie, ma anche alcuni dolori. No, e sicuramente dalla Coppa Italia ne escono con più entusiasmo loro rispetto a noi, però noi abbiamo la rabbia e la voglia di dimostrare, anche perché ci sono giocatori nuovi, di dimostrare che non siamo la squadra di Torino. La determinazione e la rabbia di una squadra la si nota sulle palline attive. Quando tu hai il tuo avversario, hai voglia di non far prevalere il tuo avversario su quella che è la tua forza, allora vuol dire che sei attento e concentrato. A Torino mi sono arrabbiato perché dopo 2 minuti tutti quanti guardavano la palla, nessuno guardava il proprio avversario, e quindi era facile capire che non eravamo in una giornata dove c'era la massima concentrazione.
No, io spero che al di là di stanchezza un po' accumulata, che mi sinceramente preoccupa un po', spero che facciamo un'altra buona prestazione contro una squadra comunque molto forte, con giocatori veramente molto interessanti. Spero in una bella sfida e che vinciamo noi. Dunque, appuntamento all'uscita alle ore 15. Gli squali alla ricerca di una vittoria per continuare a sognare in grande. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.